Aspettate un attimo. Allora, aspettate un attimo, buonasera a tutti, faccio un attimo gli onori di casa, benvenuti a tutti i colleghi, presentazione del nuovo CDA della SS Arezzo, la parola al Presidente Fabio Gentile. Sì, grazie, grazie di essere qui, riconosco tanti volti, volevo chiedervi di dedicarmi 10 minuti per fare una premessa e poi magari dare inizio alle domande se ne avete necessità. Allora, questo incontro è sicuramente per ribadire il fatto che, come avete immaginato, la proprietà ha avuto la necessità di riprendere in mano la società, Arezzo. No. E che succede? Abbiamo sicuramente riconfermato la figura e l'incarico del dottor Selvaggio come amministratore delegato, abbiamo inserito finalmente la figura del Roberto Muzzi, che per fortuna in questi mesi ci ha voluto accompagnare in questa esperienza ed ha seguito tutta la parte del settore sportivo. Anche grazie a lui abbiamo potuto ricreare tutta l'area giovanile che ahimè era ormai decaduta. Come avete probabilmente vissuto indirettamente, ad oggi ci troviamo ad aver pagato una eredità da parte della vecchia gestione abbastanza vacillante, quindi sapete perfettamente, a partire dai campi, a partire dall'area giovanile, che diciamo per casi di trascuratezza erano un po' abbandonati. E oggi si delinea una nuova formazione che vede fondamentalmente il sottoscritto come nuovo presidente, il signor Francesco Manzo è vicepresidente, Guglielmo Manzo come incarico di direttore generale, Salvatino Selvaggio, che già conoscete, ribadito e confermato come amministratore delegato, Roberto Muzzi, che si occuperà della totale area tecnica, quindi 360 gradi, tutto ciò che è, giusto appunto, scusate se mi ripeto, l'area tecnica, il dottor Marco Rosati, che sarà il responsabile del rapporto tra tifoseria e fondamentalmente con il territorio, visto che essendo aretino avrà sicuramente molto più fascino, tra virgolette. E mi premeva avere, ecco, questi 5 minuti da parte vostra per poter chiarirvi alcuni punti che magari possono essere stati tradotti in malo modo visto il momento di silenzio. Vi volevo anche rendere partecipe e condividere delle difficoltà che abbiamo incontrato e che probabilmente, ribadisco, voi ne siete a conoscenza. Per fortuna avete però anche apprezzato quello che è balzato subito agli occhi: il rispetto in ottemperanza del contratto col comune per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sullo stadio, che credo mancavano da tanto, quindi probabilmente, ecco, da partire dalla vecchia gestione ad oggi. E stiamo rilanciando il settore giovanile, un settore che i tanti tifosi e le persone aretine che ci tengono mi hanno sollevato. Non faccio nomi e cognomi, però non mi nascondo che diverse personalità mi hanno chiesto di poter dare vita a questo settore che anch'esso assente ormai da tempo. E, ecco, questo voleva essere il mio intervento iniziale, presentarvi il nuovo gruppo e dare a voi ora la parola se avete necessità di chiarimenti sui diversi fronti, ecco. Grazie della disponibilità. Allora, possiamo iniziare con le domande. Chi la fa per primo? Allora, prima domanda, Simone Trippi, Amaranto Magazine. Allora, intanto auguri a tutti di nuovo e
benvenuti, bentornati, e che sia insomma la prima giornata di tante giornate archiali. Io volevo fare due domande sole. Una è, siete entrati nel calcio, prima siete entrati nel calcio, ora dopo 4 mesi di calcio, che idea avete di questo mondo? Ossia, era quello che vi aspettavate o avete trovato molte più difficoltà di quelle che pensavate? Uno. Secondo. Allora, chiaramente sotto gli occhi degli addetti ai lavori c'è una gestione molto onerosa, e di cui poi vi ringraziamo, perché poi effettivamente gli sforzi sono tangibili da parte degli addetti ai lavori. Forse non sono così tangibili da parte della città. Io volevo sapere però, i programmi poi, dopo questo scoppio iniziale, che programma è a lungo termine quello della MAC con l'Arezzo? Grazie. Per rispondere alla prima domanda, questi 4 mesi avrebbero fatto scappare chiunque, senza problemi. Noi abbiamo tenuto fede ai nostri impegni e ne daremo fede anche per i prossimi anni. L'obiettivo primario adesso è rafforzare la squadra, fare in modo che la società diventi sempre più forte, raggiungere gli obiettivi sportivi che sono comunque la base di tutto, e programmare il futuro, quindi a partire da giugno. Adesso stiamo già programmando e entreremo sul mercato con giocatori che ci permettono di partire in maniera migliore adesso, ma pronti già anche per il prossimo anno. Quindi non andremo a fare le vendite in giro. Una sorta di anno zero, diciamo. Esatto. I primi 4 mesi, credo, saranno durissimi, ma adesso abbiamo anche capito alcuni piccoli errori fatti. Abbiamo subito fatto i correttivi che servivano e adesso programmeremo già adesso per il prossimo anno. Questo riguarda la parte sportiva, perché è fondamentale. Poi c'è la parte gestionale dell'azienda Arezzo, perché questa azienda da qui a fine anno costerà altri 4 milioni, considerando che abbiamo già spesi 2, significa che stiamo spendendo un budget da squadra di Serie B. Questo dovuto a delle eredità ricevute del passato, che abbiamo onorato e onoreremo fino alla fine, questo non c'è dubbio, ma state facendo, vedrete, tanti cambiamenti. Speriamo sempre nel migliorarci, questa è un po' la situazione. Quindi speriamo di poter portare a casa tutto in breve tempo e di portare anche dei risultati più importanti. Buonasera, Fausto Serri della Nazione. Una domanda vorrei fare a qualcuno della proprietà o Fabio Sentile o uno della famiglia Mazza. È un po' mi ha anticipato, perché voglio chiedere, voi avete investito molto, no? E dovete investire ancora molto. Però, come diceva il dottor Mazzo, il programma non è solo a breve termine, è anche a lungo termine, giusto? Il programma a lungo termine. Nello specifico volevo domandare, la Serie C, come ben sapete, purtroppo è un campionato che costava già molto prima, costa molto più ora perché ci sono i protocolli sanitari e purtroppo anche i pochi incassi che ci potevano essere non ci sono. Però mi sembra, questa è una nota lieta, che di capire che non vi spaventa nonostante tutto questo impegno ancora purtroppo maggiore dal lato economico. E la seconda cosa voglio chiedere a Roberto Muzzi, che è un uomo di calcio. Già accennato qualcosa Manzo, dove e come intendete rafforzare la squadra, e poi c'è anche il problema magari di sfoltire un po' una rosa che è molto ampia. Grazie. Sì, credo che stiamo lavorando già per fare mercato con il nuovo direttore, che questi giorni faremo il nome. Credo che l'Arezzo deve essere, diciamo, rinforzato in tutti i settori, con 3-4 pedine importanti per fare un campionato che ci dobbiamo salvare, e sicuramente chi viene qualche giocatore importante, non solamente tanto per venire. Per quanto riguarda i 14 giocatori, i 10 giocatori che dovremo fare uscire, avremo tempo per ragionare e mandare via a qualche squadra che ci richiede. Adesso noi siamo,
diciamo, concentrati per rinforzare, diciamo, la squadra che ci preme di più. La prima domanda, che in realtà è un po' tempo di quella del collega precedente, comunque a prescindere è ovvio che sappiamo quanto dobbiamo investire, su questo non c'è dubbio, sappiamo che non abbiamo nessun aiuto se non soltanto da alcune aziende amiche nostre, quali abbiamo chiesto il favore di aiutarci, le voglio citare per correttezza, Blue Gas, la New Energy, che è lo sponsor principale, nonché la nostra casa principale. Ovviamente speriamo, Buon Giovanni che ci ha fatto questo gran regalo di aiutarci al campionato in corso, qualche piccolo sponsor di Arezzo che ci ha aiutato, lo ringraziamo. Ovviamente gli incassi che mancano, gli sponsor più importanti degli anni scorsi c'erano, discorrendo, speriamo vivamente che nei prossimi mesi si riavvicineranno all'Arezzo, vedendo anche una struttura manageriale e una squadra completamente, completamente diversa. Certo che siamo rimasti un po' male, che i grandi sponsor di Arezzo non hanno bussato alla nostra porta. Ne abbiamo presa la coscienza e speriamo che busseranno più avanti. Noi comunque o ci stanno o non ci stanno, andiamo avanti la nostra strada. Questo è poco ma sicuro. Grazie. Allora, Massimo Gianni, Arezzo 24, naturalmente mi unisco anch'io agli auguri, e speriamo di un buon 2021 che non assomigli neanche lontanamente a quello, a questo che ci stiamo lasciando alle spalle. Allora, la considerazione che io volevo fare era di carattere strettamente tecnico, cioè questa squadra ha reso abbondantemente sotto quelle che erano le aspettative, siamo ultimi in classifica, la squadra non ha gamba, non ha corsa, almeno per come la vedo io, non sta rendendo, e dal punto di vista qualitativo secondo me abbiamo una rosa che dovrebbe meritare perlomeno la metà della classifica, se non qualcosa di più. Ecco, volevo sapere, voi vi siete date una spiegazione del perché siamo in questa fase di impasse che speriamo naturalmente di lasciarci alle spalle con tutti i problemi annessi? Grazie. Allora, buonasera. Rispondo in parte io, poi passo il microfono a Roberto. Purtroppo è una serie di concause, il periodo non felice, la posizione classifica. Non sono scusante, però diciamo l'inizio della stagione è stata gestita in maniera particolare dal vecchio direttore sportivo e dallo staff tecnico. Siamo corsi ai ripari, non dico tardi, comunque quando ci sembrava il momento. Ci siamo mossi sul mercato degli svincolati, che in quel momento potevamo fare soltanto noi. Abbiamo cambiato la guida tecnica, come sapete, con un mister che secondo noi, che ha tutta la nostra fiducia e che appoggiamo pienamente. Purtroppo abbiamo preso dei giocatori importanti svincolati, giocatori anche di categoria superiore. Purtroppo anche il Covid non ci ha penalizzato tantissimo. Recuperare le partite tutti i mercoledì, domenica, mercoledì, non ha dato la possibilità al mister di poter lavorare serenamente e di apportare quei correttivi che erano necessari in quel momento. Lavoreremo insieme a Roberto e al nuovo direttore sportivo, che ripeto a breve annunceremo, a brevissimo, per rinforzare ulteriormente la squadra con innesti importanti e per superare questo momento difficile. Sì, vabbè. Io voglio rivolgere un plauso nuovamente a una società che purtroppo ha ottenuto risultati inversamente proporzionali a quanto meritava, e questo francamente dispiace, perché in effetti qui ad Arezzo abbiamo successo quasi sempre il contrario. Però insomma, questo è l'inizio, e sono anche confortato da quello che ho sentito dire fin qui. Insomma, mi sembra che prendiate dei provvedimenti importanti per modificare subito il corso degli eventi, ma anche guardate in prospettiva, e questa è la cosa più importante. Sento parlare di settore giovanile, di strutture che qui vedo rifatte, di stadio che rivedo riverniciato per ora. Io mi auguro che si parli presto anche di ristrutturare quella maratona
che fa un po' schifo a vedersi semplicemente di qua. Ecco, però detto tutto questo, vi chiedo invece, e qui solleciterei anche, non so, chi di voi vuole rispondere, ecco, le istituzioni. Ecco, io qui ho sentito lamentarsi giustamente qualcuno, cioè i grandi sponsor Arezzo, ancora non si sono fatti vivi. Però insomma io credo che anche l'istituzione comune non si sia fatta viva e che insomma rappresenti un interlocutore o un intermediario decisivo in questa possibilità che deve esserci a mio avviso, perché una città come Arezzo non può restare indifferente a quello che state facendo. Volevo dire se avete in animo intanto di incontrare il comune, se c'è qualcosa in agenda, e poi vorrei chiedere a Muzzi, poi mi taccio, perché c'è il mercato di riparazione, dura fino a tutto il mese, però purtroppo la situazione di classifica non ci consente, soprattutto in entrata, di aspettare tanto, quindi io mi chiedo se il 4, cioè il 12 di gennaio, 10 gennaio, quando giocheremo, riprenderà il campionato, ci potranno essere delle forze importanti già in questa squadra. Le rispondo per quanto riguarda le istituzioni. Sicuramente siamo arrivati in un momento delicato perché ci sono state le elezioni, quindi la campagna elettorale, ovviamente il Covid che ci ha penalizzato e ci continua a penalizzare tantissimo, però abbiamo già un appuntamento fissato in comune per parlare proprio dello stadio, parleremo col sindaco, cercheremo di esporre i nostri progetti futuri, sperando che riaggiustiamo un po' il tutto, perché non abbiamo soltanto il discorso dello stadio, ma abbiamo anche, come si chiama l'altro centro? Le Caselle. Le Caselle, che è il centro dove ci sarà la casa dell'Arezzo a tutti gli effetti, dove metteremo anche la scuola calcio, quindi partiremo da zero anche lì. Ovviamente andremo a chiedere al Comune di darci strumenti per poterli ristrutturare e renderli un fiore all'occhiello per quanto riguarda il club. In parole povere, andremo al Comune a chiedere una convenzione per X anni e poi spendiamo noi, non andiamo a chiedere soldi, però ci devono dare la possibilità di poterlo fare, perché oggi ci sono rimasti 2 anni di contratto per quanto riguarda lo stadio e 4 anni alle Caselle. È chiaro che andremo a trattare per allungare questi tempi e iniziare a costruire la vera, il vero club dell'Arezzo, perché ad oggi non è ancora un club. Sì, penso che già da gennaio abbiamo un grandissimo acquisto che è, diciamo, Carcalis, e questo lo devo dire. Poi stiamo lavorando già per mettere qualcuno prima delle 10, però la cosa che non dipende solo da noi, no? Perché ci sono altre squadre, ci sono i ragazzi. Però credo che stiamo lavorando per mettere qualche giocatore importante già per il 10, che è molto importante, è una partita importante. Grazie. Volevo solo aggiungere per il discorso dei giocatori da gennaio, che comunque abbiamo già le idee chiare, d'accordo con il mister ovviamente, su quali sono le figure più importanti e i ruoli più importanti da affiancare ai giocatori già presi. Buonasera, Riccardo Bonelli di Caneta Vananto. Mi calo un po' nel vostro settore e vi chiedo quanta energia è stata profusa e quanta energia è stata sprecata. Poi volevo chiedere dal lato tecnico se di concerto con l'allenatore state facendo questo mercato, perché al momento sembra che ci siano degli equivoci tattici che mettono in difficoltà il nostro allenatore. Un'ultima domanda al dottor Marco per illustrarci che posizione avrà, ecco, il suo ruolo. Grazie. Certamente, tutti gli acquisti sono stati sempre condivisi col mister. Non si fa una squadra o prendere i giocatori senza che il mister li richiede, no? Perché come ha detto lei, se il mister vuole giocare in un certo modo devi prendere dei giocatori in un certo modo, però è stato sempre condiviso col mister, ma condividiamo sempre col mister quello per il futuro. Da
Intanto ti ringrazio per il dottore, ma sono solo ragioniere, sicché sono. Poi mi trovo in difficoltà a parlare dall'altra, da questa parte, perché ho sempre parlato dalla parte opposta, e tra l'altro ad amici, sicché è un attimo di emozione importante. Poi sono l'unico aretino nel consiglio di amministrazione, sicché mi sento anche caricato di una responsabilità e di una rappresentanza appunto della città, e devo dare atto e ringraziare la proprietà che mi ha dato questa fiducia. Il ruolo lo stiamo definendo, abbiamo concordato che è un ruolo di raccordo con il territorio e con la tifoseria, lo andremo a definire. Oggi ci siamo incontrati, ci siamo insediati, nei prossimi giorni avremo modo di definire, di parlare, di mettersi a un tavolo insieme, a poter così definire meglio quelle che sono le loro aspettative, quelle che possono essere le mie idee, ne parliamo insieme e poi andremo avanti in questa cosa. Però oggi abbiamo soltanto definito quelle che sono un po' le aree di intervento di ognuno di noi. Io volevo rivolgere un attimo al Nazzo, sono Matteo Mazzotti, adesso notizie di risultato in questo caso. Vi volevo chiedere, alla base di questo rimpasto dell'organigramma, cosa c'è stato che ha portato a voler cambiare, no? Questi ruoli, insomma. E un altro aspetto, visto che si parlava di strutture, e penso sia importante, insomma, che riuscite finalmente a parlare con l'amministrazione comunale, perché se volete investire dovete avere sicuramente più anni a disposizione di queste strutture. L'altro aspetto è il settore giovanile, cioè, perché si era parlato di questo problema con la Melograno, lì a che punto siete? Perché sappiamo che c'era stato, insomma, non un attrito, però qualche intoppo. Grazie. Sulla prima parte della tua richiesta risponderei io, chiudendo anche la parte dell'energia utilizzata. E, come dicevo all'inizio, abbiamo comunque fatto una scelta parecchio importante, ovvero prendere le redini della realtà in oggetto. La proprietà ha dovuto comunque riprendere in mano la società, perché alcune cose si stavano perdendo, diciamo, erano uscite da quelle che era il binario dell'obiettivo che la società stessa voleva ottenere. E il problema qual è stato fondamentalmente? Ci siamo trovati a gestire una situazione che ai nostri occhi c'era stata palesata molto meno grave, forse era quello che volevamo anche dirvi prima. Ecco perché Guglielmo dice che obiettivamente dovevamo, numeri a caso, spendere 5, dall'oggi al domani abbiamo investito 15. Quindi, siccome ahimè ai nostri occhi c'era stato fatto vedere uno specchietto, no? Come si parla, questo specchietto era abbastanza fallato, e questo ha voluto per forza di cose prendere in mano la situazione. Io oggi, come presidente e come quota proprietà, mi sono sentito in obbligo di dover fermare la macchina, rivedere i ruoli e far sì che la proprietà prendesse le redini. Ecco, per quanto mi riguarda, probabilmente c'è stata la vera necessità di fare questo. Quando riguarda invece l'aspetto del Melograno, la situazione è rimasta un attimo in sospeso, per cui abbiamo deciso di portare avanti quello che è il nostro progetto, che sicuramente è molto più, riteniamo, più figo e più dal punto di vista della durata, della compatibilità con quelle che sono le nostre idee, diverso da quello che era il progetto iniziale. Era solo per chiedere, sapevamo, c'era stato un discorso anche con avvocati, non so se... Non possiamo entrare in merito a questi discorsi, perché saranno cose
che saprete dopo, con tutto rispetto. Ci sono gli avvocati che parlano, ci sono gli avvocati che parlano, noi non mettiamo bocca. Grazie. Interrompo un attimo i colleghi che sono qui presenti in sala stampa per girare al tavolo le domande di Marco Piga, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Iniziamo con la prima, che è abbastanza lunga, vi chiedo 30 secondi di seguirmi. Marco Piga scrive: abbiamo vissuto nel silenzio totale in questi mesi, in un momento molto difficile con la squadra, ultima in classifica, in grandi difficoltà. Mister Camplone, secondo Marco, è stato lasciato solo, senza direttore sportivo e senza direttore generale, con una figura ingombrante, dice, che sta sempre dietro le quinte, ma fondamentalmente fa tutto. Mi riferisco a Roberto Muzzi, che ha curato il mercato di riparazione di ottobre e che si rifiuta di rispondere al telefono, dice Marco. Lo ritengo un atteggiamento non propositivo nei confronti di una piazza che ha una storia calcistica molto importante. Con tutto il rispetto, continua lui, dice, non siamo la Lupa Frascati nell'Olimpia agnonese, e con una tifoseria di categoria superiore, che nei limiti del Covid ha fatto comunque sempre sentire il massimo appoggio alla squadra. Va dato atto alla proprietà, continua, di aver speso tanto, sia a livello tecnico per l'acquisto di calciatori, sia in termini di rifacimento del manto erboso dei campini di allenamento, non si vedevano così da anni, sia sullo stadio in continuo restyling sono stati fatti investimenti importanti. Da questo punto di vista nulla da dire, per il resto spero che vengano scelte le persone giuste nelle caselle mancanti, soprattutto il DS. Lui tra parentesi chiede: sarà De Vito? Per non disperdere le risorse economiche che saranno investite e che ci sia più comunicazione nei confronti della società e dei tifosi. Quindi cerco di parafrasare. Roberto, qual è il tuo ruolo? Prima di passarla a Roberto, okay, vorrei chiedere, vi voglio fare un'altra domanda al giornalista che non è presente, mi spiace. Ma quando Roberto stava ai campi di allenamento sotto la pioggia insieme al mister, lui dove stava? A casa? Questo glielo facciamo sapere però per cortesia. Aggiungo anche una cosa. Il mister non è stato mai lasciato da solo. Oltre alla presenza di Roberto c'è stata la mia quasi quotidiana, e rappresento la proprietà della Marche e anche di buona parte della New Energy. Quindi secondo me il signor Piga è poco informato. Tutto il resto lo lascio vedere. No, ma credo che ci sia testimone, no? Ci sia tu. Scusate, questa è una cosa che mi tocca vicino. Secondo me il paragone con la Lupa Frascati e l'Olimpia Agnonese, che sono altre due nostre società, vi faccio notare che tutta la proprietà della Maghe e della New Energy è qui presente, non è né a Frascati e né ad Agnone. No, vorrei rispondere a Marco. Credo che io ho un mese e mezzo che sto qui fisso dalla mattina alla sera parlando con Andrea Camplone, e credo che abbiamo fatto un mercato di riparazione, abbiamo portato qualche giocatore importante come Arrighi, di Paolo Antonio, Cherubini, Sala, Carcalis, De Angelis, penso che Codre, e penso che per quanto mi riguarda può darsi che Marco sta a casa lui e non vede allenamenti, no, come lui che sta con me insieme a vedere allenamenti, io in mezzo al campo, no? Tu stai fuori. E per quanto riguarda perché non rispondo al telefono, non rispondo al telefono perché io voglio rispondere al telefono a tutti i giornalisti, perché io ho rispetto di tutti, e quando uno mi chiama perché vuole l'esclusiva, io non risponderò mai, perché ho rispetto di tutti voi. Se devo dire qualcosa, la dico a tutti, non solamente a me. Chiaro così. Grazie. Marco, poi proseguo, sono rimaste le ultime tre domande, le faccio poi magari se qualcuno ha un'altra domanda da fare, finisco con le domande di Marco, che chiede, sentiamo parlare di aretini dentro la società, chi saranno queste persone, che ruolo avranno? È già stato detto con Marco Rosati. Una domanda sul settore giovanile, dice: spero che finalmente si investa sui giovani del posto collaborando con le società della provincia, o se si continua a fare il settore giovanile quasi esclusivamente con ragazzi che provengono da fuori regione.
Quando siamo arrivati, e voi lo sapete tutti bene, i ragazzi di Arezzo non c'erano. Cioè, è chiaro il concetto. Non è che sono andati via perché siamo arrivati noi, eh. Non c'erano proprio. Per poter fare 5 o 6 quante squadre abbiamo, ok? Siamo stati costretti e spendiamo ogni mese dai 30 ai 35 mila euro di convitto a spese nostre. Non pagano i genitori dei ragazzi, paghiamo noi, li mandiamo a scuola. Abbiamo creato un qualcosa che ovviamente una squadra professionistica deve avere. Ovvio che il prossimo anno speriamo che i ragazzi di Arezzo capiscano che c'è una società seria, soprattutto i genitori, perché probabilmente con le gestioni precedenti i genitori sono scappati. Con la gestione di oggi i genitori capiscono che c'è una società seria che sta programmando il futuro e che può far crescere i loro figli in ambiente sano e sicuro. Punto. L'ultima. Posso dire una cosa specialmente alle persone che spesso mi hanno mandato messaggi? Cioè, questo portatelo alla piazza, perché per noi è di vitale importanza. Cioè, far sapere che obiettivamente e indiscutibilmente la proprietà si sta adoperando per integrare questa parte, per noi è fondamentale, perché probabilmente siamo stati mancanti nella comunicazione, perché spesso ce lo siamo detti. Ma ora serve che voi, che siete la voce della piazza, facciate sapere all'amico durante il caffè la mattina che effettivamente si sta realizzando quello che da tanto tempo non è stato possibile realizzare. Questo per me, Fabio, non presidente, è di vitale importanza, ecco, come per tutti. Ma infatti cioè, noi che seguiamo poi giornalmente la situazione, la percezione l'abbiamo completa di questo discorso qui, e cerchiamo appunto di trasmetterla anche ai tifosi o ai conoscenti oppure a chi si avvicina per fare delle domande. Quello che appunto chiediamo è sì, un salto di qualità da quel punto di vista, perché il rapporto secondo me deve essere proprio più stretto fra chi veramente vuole fare l'Arezzo e la proprietà, perché noi chiaramente facciamo questo lavoro perché ci diverte, però in realtà si parte da grandissimi tifosi dell'Arezzo, quindi chi fa il bene dell'Arezzo per noi è sempre ben accetto e sempre sostenuto. E quindi questo salto secondo me di qualità di comunicazione sarà molto importante per i prossimi mesi di campionato. Però sai, c'è ti do del tuo, è proprio questo, cioè magari chi meglio di voi può portare le nostre sensazioni e il nostro voler migliorare. Per esempio anche Marco, no? Spesso Marco ci sentiamo, ci scambiamo delle opinioni. E giustamente Marco è un aretino vero, cioè ora nel bene o nel male io non l'ho mai incontrato, pensate, io non conosco Marco fisicamente ma telefonicamente tanto. Stiamo facendo tanto, lo vedete, perché è indubbio che voi apprezziate quello che si sta facendo in questo momento, e ribadisco la necessità che questo arrivi anche alla signora Maria che insieme a voi prende il caffè la mattina. Tutto qua, grazie. Poi si vede giornalmente anche, perché non è una cosa, non è che c'è un pezzo di cartone con la faccia di Roberto. Poi voglio aggiungere che sicuramente siamo stati lacunosi nella comunicazione, più che altro perché siamo stati impegnati nel lavoro e dimostrare con i fatti quello, anziché con le parole, quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto in questi mesi e continueremo a fare. Prima di ripassare la parola ai colleghi qui in sala stampa, concludo con l'ultima domanda che mi è pervenuta da Marco Piga. Qualche settimana fa si sono dimesse due figure storiche dell'Arezzo Calcio, Giovanni Sarrini e Ottorino Gallorini, due dei tre magazzinieri. Dopo quasi 30 anni di attività non sono state neanche ringraziati, dice lui, e si parla di due persone che per l'Arezzo hanno fatto tutto. Come mai? Questa è la domanda. Avremmo ringraziato i due magazzinieri storici durante questa conferenza, forse avremmo dovuto farlo all'inizio. Si sono dimessi, assolutamente non li abbiamo noi allontanati, ci mancherebbe altro. Sappiamo quello che hanno fatto negli ultimi 30 anni per la società, per tutti i giocatori che sono passati da questa piazza.
noi stiamo apportando dei cambiamenti un po' dappertutto, quindi anche nella gestione del magazzino. Per loro, secondo noi, stava anche diventando pesante discorso trasferte, seguire i ragazzi dappertutto. E stiamo aggiungendo figure un pochino più giovani e che abbiano più dimestichezza per adesso puoi andare insomma per gestire meglio il magazzino a livello di inventario e quant'altro. Questo è l'unico motivo perché abbiamo accettato a malincuore le loro dimissioni. Ma niente, io siccome ho fatto parte per tanti anni dell'ufficio sport del comune, ho fatto molte convenzioni anche a questo proposito, credo che l'amministrazione comunale sia ben lieta di prolungare, diciamo, la concessione, oltretutto è un costo, insomma, non indifferente. E oltretutto, soprattutto se apportate come alle caselle delle migliorie, per esempio, ovviamente, poi non ci sarà, secondo me, nessun problema. E comunque, ecco, conosco Marco Piga da tanti anni, è un tifoso dell'Arezzo, e quando non si vince, purtroppo, qualche critica viene, qualche malumore c'è nel calcio, e c'è poca abitudine a vedere oltre i nostri piedi, insomma, a vedere lontano. Io credo che la cosa che mi interessa di più a me è vedere questa prospettiva, che purtroppo oggi è molto difficile da vedere lontano, però vedo che state lavorando in questo senso e questo è importante. Perfettamente d'accordo, è ovvio. Anche 33 anni fa, quando ho iniziato a lavorare, portavo i sacchi di carbone sulle spalle, ma la prospettiva c'avevo solo qui accanto, lo devo dire. Io ho detto arriveremo qui e lì siamo arrivati. È chiaro che quando andremo alle istituzioni andremo con un progetto. Progetto che dovrà essere la casa dell'Arezzo Calcio, quindi che ci permetterà di sviluppare una serie di progetti futuri per far sì che il club cresca sempre di più e diventi sempre più autonomo, perché non è che c'è sempre una marca di servizio dietro le spalle che può spendere 4-5 milioni l'anno, quindi dobbiamo renderlo autonomo su tutto. Prima non ricordo chi ha parlato della ristrutturazione della tribuna. Lei, noi vogliamo, quando andiamo a presentare il progetto, presenteremo un progetto per rifare lo stadio, non per verniciarlo. Rifarlo significa che la parte posteriore dello stadio, sotto le tribune, dovrà diventare un'area commerciale che chi gestirà l'Arezzo, speriamo noi, nei prossimi 30 anni, 40 anni che siano, i nostri figli e nipoti, potranno usufruire di entrate che permetteranno un'autonomia, anche se in parte un'autonomia finanziaria. Più sviluppando il settore giovanile come Cristo comanda, non affidandolo a terzi, ok? E mi ricollego qui agli amici che sappiamo noi, che si chiamavano Melograno, okay? A quel punto svilupperemo anche il fatto di far crescere i nostri ragazzi, portarli in prima squadra dove è possibile e fare quello che fanno tutte le squadre serie di calcio, né più né meno. Allora, 57 anni di Arezzo, mi posso permettere di dire che come l'annata sportiva di quest'anno è una delle peggiori, ma la sensazione che si ha ad Arezzo è che siamo tutti colpevoli, meno che la dirigenza, meno che la società, a cui va dato atto che ha fatto il massimo e sta facendo il massimo e sta facendo. Stanno onorando la loro presenza e la presenza d'Arezzo, quindi onore a voi e i risultati verranno, quindi sono al di fuori del futuro. E poi una domanda, riallacciandomi al fatto che proprio la prima stagione questa, non c'è appello, quello che faremo da ora in poi dovrà portarci alla salvezza, non ci sono altre soluzioni. Pensare a giugno è bello, ma a giugno bisogna essere ancora in Cina. No, senza dubbio, mi ripeto,
noi non stiamo pensando a giugno. Mio fratello parla di programmazione futura, assolutamente. E io in primis con Roberto, ripeto per l'ennesima volta, il nuovo direttore sportivo, stiamo pensando a gennaio già da 15 giorni. Quindi pensiamo assolutamente, la prima cosa importante è la salvezza, noi puntiamo a quello. Poi tutti i discorsi sul futuro verranno fatti a giugno a salvezza acquisita. Ovviamente lo diamo per scontato. Non c'è neanche il pensiero di dire ok, oddio, no, non c'è. Siamo le mani del Padre Eterno, per carità di Dio, è sempre lui che decide, Noi siamo dei meri strumenti qui sulla terra, però è chiaro che ci metteremo tutta quello che, come, anche da quando abbiamo fatto dal 13 di agosto, perché voi non siamo stati estremamente comunicativi nel dire tutto quello che abbiamo fatto, ma dal 13 di agosto c'è gente che qui ha lavorato sabati, domeniche, nottate, per tante situazioni, e lo continueremo a fare. Ovviamente quella parola non la pronunciamo, ok? No, con una domanda già risposta abbondantemente, Guglielmo Manzo, lo volevo chiedere allo stadio, ma ha già risposto in modo esauriente. L'altra, a livello tecnico, volevo chiedere a Roberto Muzzi, sui rinforzi, no? Avete chiaro anche i ruoli dove intervenire? Sì, siamo già a lavoro, già siamo pronti per intervenire sui ruoli che per noi ci mancano, no? soprattutto in attacco, manca qualche giocatore importante, ma già stiamo lavorando, c'è qualche nome importante che già stiamo seguendo, e penso che prima possibile chiudiamo. Okay. Se non ci sono altre domande dai colleghi, la conferenza stampa è terminata, termina qui. Se nessuno del tavolo vuole aggiungere qualcosa. Ringraziamo tutti, grazie per essere intervenuti. Ok, allora grazie a tutti davvero, arrivederci.